le modifiche introdotte dal governo nazionale sarebbero all'incirca 160.000 siciliani che rischierebbero di perdere reddito di cittadinanza. La seconda vita della società del Ponte sullo Stretto di Messina era in liquidazione da 10 anni, in causa con lo Stato per la concessione. Dopo Belen, anche uno dei brand più famosi al mondo sceglie la riserva naturale di Agrigento per uno shooting fotografico. Appello di Mare Amico che chiede di cessare il fuoco delle esercitazioni militari che inquinano questi luoghi. In eccellenza l'Acragas vince e mantiene il primo posto in classifica. Pareggio il Profavara, Serie D, bene anche l'Icata Calcio. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo di come funzionerà la riforma del reddito di cittadinanza, tutte le fasi annunciate dal governo Meloni in Sicilia. In 160 rischiano di perdere il sussidio, si tratta della quota dei cosiddetti occupabili, quelli quindi che potrebbero lavorare ma che per varie motivazioni non hanno ancora trovato un'occupazione. La media dell'assegno erogato in Sicilia è di 597 euro mensili. Questo significherebbe che lo Stato solo per la Sicilia si ritroverebbe in cassa un risparmio di 95 milioni di euro. Vediamo. Dalla legge di bilancio emergono due indicatori principali in materia di reddito di cittadinanza. Una è il rinvio della riforma complessiva al 2024 e l'altra è la riduzione del sostegno fornito da alcuni gruppi di percettori nel 2023. Da quando il reddito di cittadinanza è stato inserito nella primavera del 2019 in Sicilia, solo 21.000 persone hanno trovato un posto di lavoro grazie ai centri per l'impiego, ma in 3 anni ben 370.000 hanno concluso i 18 mesi del sussidio senza trovare un posto di lavoro. In questa manovra manteniamo gli impegni anche in tema di reddito di cittadinanza. Dunque, noi abbiamo sempre detto che uno Stato giusto, che il reddito di cittadinanza era una misura sbagliata, perché uno Stato giusto non mette sullo stesso piano dell'assistenza chi può lavorare e chi non può farlo. È esattamente da questa filosofia che muoviamo. Avremmo ovviamente avuto bisogno di più tempo per fare una riforma complessiva, che faremo, di questa materia. In un mese non eravamo nella condizione di farlo. Ma intanto, fedeli ai nostri principi, noi stabiliamo che si continua a tutelare chi non può lavorare, disabili, anziani, famiglie prive di reddito con minori a carico, aggiungiamo le donne in gravidanza, ma per gli altri, per chi è in condizione di lavorare, il reddito di cittadinanza viene abolito alla fine di quest'anno, alla fine del 2023, chiedo scusa, il prossimo anno. E nel 2023 non potrà essere percepito per più di 8 mesi complessivi, e in ogni caso decade al rifiuto della prima offerta di lavoro. Perché abbiamo fatto questa scelta? Abbiamo fatto questa scelta perché, ovviamente, non avendo ancora messo in campo tutti gli strumenti con i quali vogliamo trasformare l'assistenza in lavoro, ci siamo dati un periodo transitorio per accompagnare le nostre scelte. Avete visto che una scelta c'è già, perché diciamo l'azzeramento dei contributi per chi assume percettori di reddito di cittadinanza è una misura in questo senso, ma abbiamo raccontato ad esempio come il Fondo Sociale Europeo possa intervenire in maniera molto seria per formare queste persone e dare loro un posto di lavoro. Quindi noi abbiamo scelto, diciamo, di tenere un periodo transitorio per accompagnare quella che sarà la fine del reddito di cittadinanza per chi è in condizioni di lavorare. Perché io credo e continuo a credere, e nessuno mi toglie dalla testa questo obiettivo, e ovviamente si stracceranno le vesti, vedo forze politiche che già chiamano la piazza, bene tutto. Vorrei sapere se chi ha pensato il reddito di cittadinanza, quando lo ha pensato, lo ha immaginato come uno strumento con il quale lo Stato dovesse occuparsi delle persone dai 18 ai 60 anni, perché segnalo sommessamente che c'è gente che lo prende da 3 anni, senza soluzione di continuità che non sia un mese. Quindi evidentemente non ha funzionato come doveva funzionare, o abbiamo stabilito il principio che per alcuni italiani lo Stato se ne occupa all'infinito. Io credo che lo Stato se ne debba occupare trovando queste persone, aiutando queste persone ad avere un posto di lavoro e a poter anche migliorare la propria condizione invece di mantenersi in quella condizione di difficoltà.
Tra l'altro, scusate, ho dimenticato un elemento che secondo me è fondamentale, tra diciamo, gli elementi che introduciamo c'è anche l'obbligo di presenza sul territorio nazionale per chi percepisce il reddito. Solo il 13% dei beneficiari del reddito di cittadinanza, presi in carico dai centri per l'impiego inseriti nel programma GOL, sono pronti a lavorare. Work ready, come si dice in gergo, dice Raffaele Tangorra, commissario dell'ANPA, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. Una percentuale che invece sale al 74% tra chi percepisce la NASPI, il sussidio di disoccupazione. Significa, prosegue, che ha un'estrema difficoltà a collocarsi e necessita di una vera e propria riqualificazione, questo perché è molto lontano dal mondo del lavoro. Tre quarti non lavorano da oltre 3 anni o non hanno mai lavorato. Spesso si tratta di persone che non sanno leggere né far di conto. I genitori di Gaia Randazzo sono convinti che la figlia non si sia uccisa. La ragazza di 20 anni, originaria di Codogno, in provincia di Lodi, partita da Genova e diretta in Sicilia, è sparita nel nulla mentre era a bordo della nave della compagnia Grandi Navi Veloci la notte tra il 10 e l'11 novembre. La felpa e il telefonino sono gli oggetti di Gaia ritrovati sulla nave vicini a una panchina su cui la procura svolgerà un accertamento irripetibile. La prima ipotesi degli inquirenti, a cui non credono i genitori della ventenne, è che la ragazza si sia tolta la vita buttandosi in mare. Poco prima dell'arrivo in Sicilia, insieme al fratello di 15 anni, ha fatto scattare l'allarme perché di sua sorella aveva perso ogni traccia ed in cabina non c'era. Quando la nave è attraccata alle 8 di sera a Palermo, ad attenderla c'era la polizia con i cani cinofili che ha controllato tutte le auto sul ponte, passeggeri e bagagli. Le indagini in un primo momento si sono indirizzate verso la possibilità di un gesto estremo. Questa ipotesi viene fortemente respinta. Era una ragazza gioiosa, solare, con tanti progetti di vita che mal si conciliano con la possibilità di un gesto estremo. Ad ulteriore riprova è il fatto che le prime notizie che sono apparse anche sulle testate giornalistiche non rispondono effettivamente allo stato dei fatti. Gaia Randazzo intanto non era vittima di una delusione amorosa, aveva interrotto spontaneamente di sua volontà una relazione di qualche mese, una storia come è normale fra giovani con il suo ragazzo, ma certamente non era turbata, poi sarà stata una sua decisione spontanea e stava venendo in Sicilia con tanti propositi, da quelli più elementari, più gioiosi, alla voglia, raccontava al fratello durante la traversata di voler mangiare delle arancine non appena arrivava a trovare i suoi familiari in Sicilia. Il fratellino, che è stato l'ultimo che ha visto Gaia, abbiamo chiesto anche con un incontro alla procura la possibilità che vengano vagliate tutte le ipotesi investigative, perché proprio i primi momenti, i primi giorni sono quelli fondamentali per il buon esito di un'inchiesta e siamo fiduciosi che l'operato della procura di Palermo, coordinata dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni, che ha in carico il caso, possa arrivare ben presto a tracciare la linea della verità. L'auspicio di tutti potrebbe essere quello di ritrovare naturalmente Gaia Randazzo, che è la figlia di Angelo e Rocco, ma è la figlia di un'Italia intera, una ragazza di cui improvvisamente si sono perse le tracce. I genitori sono proprio vicini, si sono andati fuori per motivi di lavoro, ma naturalmente sono sempre legati con la terra d'origine, proprio i figli stavano venendo per trascorrere qualche giorno di spensieratezza, di vacanza con i familiari, la gioia della partenza, quindi lungi dal poter maturare anche da parte di Gaia Randazzo dei pensieri nefasti o della possibilità di gesti inconsulti. E i familiari che l'attendevano al porto di Palermo sono stati i primi ad avere purtroppo la terribile notizia del malessere, la disperazione, l'angoscia, la trepidazione nel capire quello che possa essere successo e tutto questo ancora oggi la speranza che tutto possa risolversi in maniera positiva. La mamma in primo luogo non ha notato, ripeto, alcuno stato di malessere da parte di Gaia, così come, è bene chiarirlo per fugare ogni dubbio, Gaia non aveva mai manifestato
stato stati di malessere nel corso della sua vita. Era una ragazza normalissima, con i suoi obiettivi, i suoi hobby, così come quelli di tutti i ragazzi. Per i familiari questa possibilità del gesto estremo è totalmente avulsa dal contesto in cui hanno vissuto con Gaia e la respingono fermamente. Questa ipotesi, naturalmente, del messaggio che abbiamo appreso da descrizioni giornalistiche, da quanto riferito dall'ex ragazzo alla mamma, innanzitutto il ragazzo non ha inviato nessun tipo di messaggio. Dovrebbe essere un messaggio inviato da Gaia all'ex ragazzo, da quello che abbiamo appreso, ripeto, da fonti giornalistiche, ma non è mai arrivato questo messaggio al soggetto indicato. Quindi anche in questo speriamo a breve di poter fare chiarezza, ma questo sempre per rappresentare un eventuale tassello, non certamente un punto di partenza dell'inchiesta, che ripetiamo e ci auspichiamo che possano proseguire a 360 gradi senza lasciare nessuna pista investigativa, come siamo sicuri che avverrà. Controllo del territorio e lotta agli illeciti. Il nostro direttore Arturo Cantella. I carabinieri della stazione di Campobello di Licata, nell'ambito di predisposti controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 28enne CA alle iniziali di Campobello. I militari, nell'ambito di una perquisizione presso l'abitazione rurale del giovane, hanno rinvenuto occultati in cucina oltre 500 grammi di marijuana, una pianta di canapa indiana alta 1,5 metri, nonché il materiale per il taglio e il confezionamento. Quanto trovato è stato immediatamente sottoposto sotto sequestro in attesa di essere analizzato. L'arrestato, così come disposto alla Procura della Repubblica di Agrigento, è stato tradotto presso la propria dimora agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. Nel corso dell'udienza il GIP ha convalidato l'arresto e ha sottoposto l'uomo all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in tutti i giorni della settimana. Il successivo giudizio di merito servirà a vagliare le responsabilità del soggetto, che non sono definitivamente accertate. E intanto, sempre i carabinieri, però della stazione di Porto Empedocle, a margine di un controllo effettuato su un venditore ambulante, hanno sequestrato oltre 40 kg di prodotti ittici ritenuti non idonei al commercio per la mancanza della tracciabilità e delle necessarie autorizzazioni sanitarie. L'ambulante empedoclino, un 37enne, è stato denunciato quindi per inosservanza di tale disposizione e multato con una sanzione di 4.500 euro. L'uomo è stato fermato alla guida di un doblò per le vie di Porto Empedocle. Il pescato ovviamente è stato sottoposto sotto sequestro e sarà distrutto. Ponte sullo Stretto, la seconda vita della società che deve costruirlo. I dettagli nel servizio. Non abbiamo più alibi, la volontà del governo del centrodestra è stata sempre, dei governi di centrodestra è stata sempre quella di mettere il ponte come una priorità, stavolta lo possiamo realizzare veramente. Non è mai stato uno slogan elettorale, perché con il governo Berlusconi il ponte lo avevamo realizzato, si può dire. Era stato fatto un progetto, che è quello che stiamo rispolverando, che va rivisto, certamente vanno aggiornati i prezzi, ed era stata fatta una gara internazionale che era stata anche aggiudicata, per cui ci sono le famose penali che dovremo pagare nel caso in cui il ponte non dovesse essere realizzato. Ma ora, al di là di questo, sono passati tanti anni, c'è un altro governo di centrodestra con a guida Fratelli d'Italia, c'è un ministro delle infrastrutture che dal primo giorno del suo insediamento, Matteo Salvini, non ha fatto altro che parlare di ponte sullo Stretto. Per noi il ponte è una priorità, ancor prima delle opere che servono alla nostra Sicilia, perché noi abbiamo già beneficiato, abbiamo avuto già i benefici dal ponte e il ponte ancora non c'è. Immaginiamoci quando il ponte ci sarà. Cosa voglio dire? Che noi abbiamo realizzato, abbiamo ultimato l'autostrada Messina-Palermo circa una quindicina d'anni fa, più o meno, se non ricordo male, inserendo il ponte nel corridoio 1 Berlino-Palermo. Allora, quando venne inserito il ponte che chiudeva il corridoio 1 Berlino-Palermo,
si sono trovati in quell'occasione i soldi per completare la Messina-Palermo. Ecco, quindi cosa voglio dire? Voglio dire che il ponte in una città e in un territorio depresso che ha preso ormai una discesa, ecco, diciamo così, per risvegliare questo territorio e per recuperare quel gap che abbiamo col nord ci vuole uno shock. Insomma, il no è soltanto questione ideologica, così come c'è chi dice che il sì è ideologico. Il no è soltanto delle sinistre, il no è soltanto dei grillini, loro sono il partito del no, noi siamo il partito del sì e di realizzare non soltanto il ponte ma tutte le grandi opere che servono all'Italia e a questo territorio che per riprendersi in maniera veloce, per recuperare quel gap che abbiamo col resto della nostra Italia che dovrebbe essere unica e unita, abbiamo bisogno di uno shock importante e quello shock che può risvegliare questo territorio non può che essere il ponte. Una scuola che sogna di restare aperta 24 ore su 24 e di diventare uno spazio di socialità. Che importanza avrebbe per alcuni quartieri, i più poveri? Vediamo. Online il terzo episodio delle docuserie promosse dalla FLC e dalla filea CGL Sicilia, la scuola nello stato di diritto, un format ideato dal regista Alberto Castiglione. In questo servizio viene raccontata la realtà di un quartiere della città di Palermo, il CEP, e di una scuola, l'Istituto Comprensivo Giuliana Saladino, che qui coltiva il sogno di restare aperta 24 ore su 24 e far sì che sia uno spazio di socialità per il quartiere. Questo quartiere molti lo giudicano male anche per cose che si sentono dire, però ci sono tante persone e tanti ragazzi in gamba. Siamo in una parte della città che ultimamente è raggiungibile col tram, ma per tanto tempo è stata una parte isolata della città. La scuola opera in un territorio che per tante ragioni è un po' deprivato, è deprivato di luoghi e spazi di socialità, ma la sfida di questo territorio è la trasformazione di questo territorio, la trasformazione urbana, riconoscere il bello, ed è un'operazione che abbiamo fatto in questi anni. Io credo che questa scuola sia un esempio e offre tante possibilità a tante persone. E l'altra sfida è la sfida pedagogica, culturale, che si deve stratificare, sedimentare. È un processo lungo questo. La scuola sta operando in questo modo per costruire percorsi di autonomia delle ragazze e dei ragazzi, perché c'è vita oltre il CEP. E questo è il messaggio che vogliamo dare. C'è un mondo oltre il CEP. E il messaggio più forte che diamo è questo. La scuola sta fuori dalla scuola, perché fuori dalla scuola esiste il mondo, che non è solo il quartiere. La dispersione scolastica è un tema molto complesso e purtroppo viene sempre raccontato dai dati freddi e impietosi che annualmente vengono forniti da Save the Children, dall'OCSE, dalla CGL, Action Aid. E sappiamo che a livello nazionale si parla di 9,7 come dispersione implicita, che quindi è come dispersione e abbandono totale, invece il 12,7, i dati nazionali. In Sicilia e a Palermo la cosa aumenta. Per esempio sappiamo che il tasso di abbandono è al 21,2, un tasso molto elevato che tende ad aumentare sempre di più. Noi di fatto abbiamo azzerato la dispersione scolastica, ma non siamo contenti, perché noi abbiamo azzerato la dispersione solo nel nostro ciclo scolastico. Stiamo facendo uno sforzo straordinario per consentire a tutti e tutte di ottenere la licenza media, ma è chiaro che questo non è sufficiente. Le ragazze e i ragazzi che escono da questa scuola in buona parte si perdono, non continuano con la scuola, non continuano con attività professionali, vengono immesse in un mercato del lavoro spesso irregolare e spesso non controllato. La dispersione implicita è quando i ragazzi, pur avendo un titolo di studio, non hanno quelle competenze di base in italiano, in matematica, tali da poter consentire di affrontare la vita sociale. E addirittura viene segnalato
a Palermo, in Sicilia, ma a Palermo in particolare, tassi del 60% riguardo all'italiano, cioè alle competenze di base sull'italiano, e il 70% in matematica. Stiamo facendo un progetto per monitorare le nostre ragazze e i nostri ragazzi in uscita, per capire che succede dopo, perché pensiamo che il compito della scuola non sia limitarsi al suo stretto indispensabile istituzionale. Tutti conseguono la terza media, ma poi non abbiamo sentore, non abbiamo la percezione, non abbiamo la certezza in alcuni casi che questo percorso che hanno intrapreso con noi possa continuare nella scuola. Quindi va da sé che laddove si investe, laddove le risorse sono mirate, laddove c'è anche unità di intenti, allora sì che si può intervenire, perché vediamo bene, non è un problema che la scuola da sola può risolvere, è un problema molto generalizzato, che la politica, la grande assente, la colpevole, perché spesso si dà la colpa alla scuola, spesso si dà la colpa alle famiglie, spesso si dà la colpa agli insegnanti, no. Il problema è molto più complesso e la risposta non può essere l'autonomia differenziata, il regionalismo, il dividere la scuola della Costituzione, diciamo lasciando le parti del paese a un destino già scritto, no. Quello che abbiamo fatto in questi anni nella scuola è una pratica concreta per realizzare un sogno. Cioè quello di tenere la scuola aperta 24 ore su 24 e far sì che la scuola sia uno spazio di socialità per il quartiere. Ed adesso ci spostiamo al liceo Leonardo di Agrigento per parlare di due iniziative che hanno coinvolto i ragazzi. Arturo Cantella. Nell'ambito delle iniziative didattiche svolte dal liceo Leonardo di Agrigento, diretto dalla dirigente scolastica Patrizia Pilato, si sono svolte oggi due momenti. Il primo relativo alla conferenza sulle giornate del Mediterraneo, progetto transnazionale Italia-Tunisia per un Mediterraneo sostenibile. L'altro momento, quello l'incontro con il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, diretto al professore Francesco Pira, relativo al mondo del lavoro che cambia, che si pone come obiettivo quello di migliorare la capacità di orientamento post-diploma per i diplomandi del liceo Leonardo di Agrigento. Sì, oggi nella giornata mondiale del Mediterraneo abbiamo avuto il privilegio di poter fare questo videocollegamento con la Tunisia nell'ambito di un progetto che sta portando avanti l'Università degli Studi di Palermo, la cui responsabile scientifica è la professoressa Cappuccio, sui temi del rispetto e dell'educazione all'ambiente. Sostanzialmente la partecipazione della scuola vuole essere una partecipazione che incentivi le buone condotte, i buoni comportamenti in materia di ambiente. E noi abbiamo in atto un progetto Erasmus in collaborazione con la Polonia e la Turchia che si occupa proprio di attenzionare il tema in particolare dell'acqua, quindi il ciclo dell'acqua è il punto di vista di chi rispetta l'ambiente attraverso lo sfruttamento dell'acqua nel miglior modo. Il progetto Edenmed vuole proprio individuare quelle che sono le buone pratiche, non solo qui in Sicilia, in modo particolare nella provincia di Agrigento, ma in Tunisia, per cui è un progetto internazionale che vede proprio questo scambio continuo di buone pratiche, volte anche poi a realizzare delle pratiche in continuità e in comune con la Tunisia. Infatti ci sono continuamente degli scambi di docenti, dirigenti che oggi sono recati già a Tunisi, ma che poi ospiteremo nel prossimo mese qui ad Agrigento proprio per far osservare direttamente quelle che sono le buone pratiche di educazione ambientale. La giornata continua con un interessante incontro sulle opportunità di lavoro con il Lions Club Agrigento Valle dei Templi. Sì, oggi siamo lieti di ospitare il Lions che propone un argomento assolutamente attuale, quello degli sbocchi lavorativi per gli studenti che si apprestano a scegliere le facoltà universitarie da frequentare. È un tema peraltro a noi molto caro, perché sappiamo bene come tra le 20 professioni del futuro ci siano tutte quelle che fanno riferimento in particolare al digitale, all'intelligenza artificiale, all'analisi dei dati, ai big data,
legata alla cyber security. Sono tutte diciamo tematiche che noi affrontiamo già da 3 anni all'interno del nostro percorso formativo, che si sta ulteriormente innovando proprio attraverso l'introduzione di queste tematiche. Abbiamo già la nostra curvatura robotica, stiamo lavorando anche all'innesto di altri percorsi, perché crediamo che sia necessario puntare l'attenzione in quanto liceo scientifico su questi temi, proprio per dare ai ragazzi l'opportunità di mettere a frutto quel pensiero critico che nel corso dei 5 anni diventa l'obiettivo principale della loro formazione. Oggi incontriamo i maturandi del liceo Leonardo e cercheremo di capire come orientarli questi ragazzi, parleremo del mondo del lavoro, quello che li aspetta. Certo, loro sono in una fase intermedia, ora devono completare gli studi con la fase universitaria. Io oggi interverrò e quindi darò il mio contributo parlando dei tirocini formativi e dell'apprendistato, che sono degli strumenti che possono intervenire anche durante il periodo del percorso della laurea. Quindi è un momento importante, un momento che dovremmo promuovere anche in altre scuole, perché oggi spesso i giovani sono disorientati e non sanno bene come scegliere, cosa scegliere per il loro futuro. Sì, noi proviamo a dire ai ragazzi non soltanto che cosa possono fare da grande, ma anche che cosa possono fare di grande. Ed è questa la scommessa un po' che facciamo, cioè provare a trasmettere, a condividere delle conoscenze che poi possono essere utili per il futuro. Una cosa che voglio rilevare è che tutte le persone che parleranno sono Lions, quindi sono esperti che noi mettiamo a disposizione e che possono dialogare con i ragazzi su un futuro che noi speriamo più sereno possibile. Ecco, oggi un momento importante, si discute dei giovani qui a Leonardo di Agrigento sul futuro inserimento nel mondo del lavoro. Ecco, lei come cattedratico che consigli darà? Allora, noi abbiamo scelto un titolo che è cosa vuoi fare da grande nella vita, però piano piano nel corso di questo incontro parleremo di cosa vuoi fare di grande nella vita, cioè quali valori, quali principi, quali messaggi importanti vuoi dare alla tua vita per poi scegliere l'attività lavorativa. Questo perché? Non per tirarci indietro, ma perché il mondo cambia velocemente anche dal punto di vista tecnologico. Questa è una delle scuole meglio attrezzate, se vogliamo, anche in Italia, come riconosciuto anche dalla Fondazione Agnelli, dal rapporto Eduscopio, parlo del Leonardo di Agrigento, e fanno tante belle iniziative e quindi mettono gli studenti nelle condizioni di poter fare tutte le scelte possibili, però poi c'è un momento in cui bisogna compiere questa scelta, che è il momento più difficile. Ecco, l'orientamento serve a questo, cercare di dare ai ragazzi e alle ragazze strumenti per il discernimento in un mondo del lavoro, ripeto, che cambia velocemente e che poi in Sicilia spesso determina un fenomeno di mancato collegamento, si chiama mismatch, proprio il mancato collegamento tra domanda e offerta di lavoro. Uno dei brand più famosi al mondo ha scelto Punta Bianca, a comunicarlo è Claudio Lombardo di Mariamico Agrigento, che scrive: la riserva naturale a cavallo tra Agrigento e Palma di Montechiaro è stata scelta come location di un set fotografico spettacolare. La splendida Marna Bianca, su cui aveva già posato Belen Rodriguez, ha fatto così breccia nel cuore di una delle firme più prestigiose dell'alta moda. Adesso queste immagini faranno il giro del mondo e daranno al nostro territorio un riverbero pubblicitario esponenziale. Unica storpiatura riguarda l'inquinamento che l'esercito vorrebbe continuare a perpetrare sparando in questi luoghi. Le esercitazioni, conclude Mariamico, debbono terminare per sempre. Il Teatro Pirandello di Agrigento questo weekend ha ospitato lo spettacolo The Children, un testo contemporaneo sensibile alle tematiche ambientali, di responsabilità individuali e collettive, ma anche del futuro che vorremmo e quello che dovremmo garantire al nostro pianeta. Vediamo. Tu lo bevi e più ti piace. Vedrai. Children di Lucy Kirkwood, che ha scritto a 26 anni. Ha uno sfondo ecologico, il tema è quello, diciamo, tra Fukushima e Chernobyl, quindi un disastro nucleare dovuto a uno tsunami,
Ma quello che è interessante credo che sia soprattutto il rapporto fra questi tre personaggi, marito e moglie e un'amica. Sono tre ingegneri nucleari che hanno contribuito alla costruzione della centrale, che quindi hanno commesso un errore nella progettazione, quindi nella dislocazione del sistema di sicurezza, e quindi hanno un problema di responsabilità nei confronti di quello che è successo. E questo tema della responsabilità è un altro argomento forte dello spettacolo, ma poi è molto interessante il rapporto fra queste tre persone. Credo che tanti si possano identificare nelle e possano, attraverso piccoli dettagli, ricostruire, secondo la loro esperienza, quello che veramente è successo fra questi tre personaggi. Tutto ambientato in una cucina. Sì, è interessante perché questa Lucy Kirkwood, che tra l'altro ha vinto un premio come migliore o una delle migliori drammaturghe del millennio, sono 22 anni, ma insomma è un riconoscimento abbastanza importante, e lei recupera le famose unità aristoteliche, cioè tutto si svolge nell'arco del tempo necessario all'azione, quindi unità di luogo, di tempo e di azione. Si è detto stile inglese, che vuol dire? Ma che loro hanno una grande tradizione drammaturgica, sanno veramente scrivere bene. Il testo è pieno di piccole sorprese, quindi piccoli colpi di scena che ovviamente tengono molto desta l'attenzione del pubblico. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. A Caltanissetta il progetto Rigiochiamo i giocattoli usati tornano a vivere. I dettagli nel servizio. Online il terzo episodio delle docuserie promosse dalla FLC e dalla filea CGL Sicilia, La scuola nello stato di diritto, un format ideato dal regista Alberto Castiglione. In questo servizio viene raccontata la realtà di un quartiere della città di Palermo, il CEP, e di una scuola, l'Istituto Comprensivo Giuliana Saladino, che qui coltiva il sogno di restare aperta 24 ore su 24 e far sì che sia uno spazio di socialità per il quartiere. Questo quartiere molti lo giudicano male anche per cose che si sentono dire, però ci sono tante persone e tanti ragazzi in gamba. Siamo in una parte della città che ultimamente è raggiungibile col tram, ma per tanto tempo è stata una parte isolata della città. La scuola opera in un territorio che per tante ragioni è un po' deprivato, è deprivato di luoghi e spazi di socialità, ma la sfida di questo territorio è la trasformazione di questo territorio, la trasformazione urbana, riconoscere il bello, ed è un'operazione che abbiamo fatto in questi anni. Io credo che questa scuola sia un esempio e offre tante possibilità a tante persone. E l'altra sfida è la sfida pedagogica, culturale, che si deve stratificare, sedimentare. È un processo lungo questo. La scuola sta operando in questo modo per costruire percorsi di autonomia delle ragazze e dei ragazzi, perché c'è vita oltre il CEP. E questo è il messaggio che vogliamo dare. C'è un mondo oltre il CEP. E il messaggio più forte che diamo è questo. La scuola sta fuori dalla scuola, perché fuori dalla scuola esiste il mondo, che non è solo il quartiere. La dispersione scolastica è un tema molto complesso e purtroppo viene sempre raccontato dai dati freddi e impietosi che annualmente vengono forniti da Save the Children, dall'OCSE, dalla CGL, Action Aid. E sappiamo che a livello nazionale si parla di 9,7 come dispersione implicita, che quindi è come dispersione e abbandono totale, invece il 12,7, i dati nazionali. In Sicilia e a Palermo la cosa aumenta. Per esempio sappiamo che il tasso di abbandono è al 21,2, un tasso molto elevato che tende ad aumentare sempre di più. Noi di fatto
tutto abbiamo azzerato la dispersione scolastica, ma non siamo contenti, perché noi abbiamo, come dire, azzerato la dispersione solo nel nostro ciclo scolastico. Stiamo facendo uno sforzo straordinario per consentire a tutti e tutti di ottenere la licenza media, ma è chiaro che questo non è sufficiente. Le ragazze e i ragazzi che escono da questa scuola in buona parte si perdono, non continuano con la scuola, non continuano con attività professionali, vengono immesse in un mercato del lavoro spesso irregolare e spesso non controllato. La dispersione implicita è quando i ragazzi, pur avendo un titolo di studio, non hanno quelle competenze di base in italiano, in matematica, tali da poter consentire di affrontare la vita sociale. E addirittura viene segnalato a Palermo, in Sicilia, ma a Palermo in particolare, tassi del 60% riguardo all'italiano, cioè alle competenze di base sull'italiano, e il 70% in matematica. Stiamo facendo un progetto per monitorare le nostre ragazze e i nostri ragazzi in uscita, per capire che succede dopo, perché pensiamo che il compito della scuola non sia limitarsi al suo stretto indispensabile istituzionale. Tutti conseguono la terza media, ma poi non abbiamo sentore, non abbiamo la percezione, non abbiamo la certezza in alcuni casi che questo percorso che hanno intrapreso con noi possa continuare nella scuola. Quindi va da sé che laddove si investe, laddove le risorse sono mirate, laddove c'è anche unità di intenti, allora sì che si può intervenire, perché vediamo bene, non è un problema che la scuola da sola può risolvere, è un problema molto generalizzato, che la politica, la grande assente, la colpevole, perché spesso si dà la colpa alla scuola, spesso si dà la colpa alle famiglie, spesso si dà la colpa agli insegnanti, no. Il problema è molto più complesso e la risposta non può essere l'autonomia differenziata, il regionalismo, il dividere la scuola della Costituzione, diciamo lasciando le parti del paese a un destino già scritto, no. Quello che abbiamo fatto in questi anni nella scuola è una pratica concreta per realizzare un sogno. Cioè quello di tenere la scuola aperta 24 ore su 24 e far sì che la scuola sia uno spazio di socialità per il quartiere. Negli ultimi 4 anni 246 uomini in divisa hanno deciso di farla finita, 246 in 4 anni. Nell'ultimo anno, quindi siamo al 2022, siamo già arrivati a quota 69. È un trend che sembra inarrestabile. Addirittura quest'anno abbiamo il triste primato di aver superato anche come Polizia di Stato altri appartenenti ad altre amministrazioni, uno fra tutte per esempio la Polizia Penitenziaria, che fino a qualche annetto fa invece purtroppo deteneva questo record negativo. Lo scopo è quello di sensibilizzare appunto le istituzioni affinché si facciano delle modifiche all'articolo 48 che, secondo il nostro modo di vedere, limita un po' quelle che possono essere le invocazioni di aiuto da parte di appartenenti alle forze dell'ordine, perché la prima cosa che l'amministrazione fa è quella di tutelare se stessa, cioè toglie la pistola e magari mette in aspettativa il collega, ma non fa nient'altro. E questo ovviamente mette solamente l'amministrazione in una situazione di protezione, se così possiamo definire, perché si mette le cosiddette carte a posto, ma lascia il collega a se stesso. Questo è un grido di dolore che peraltro abbiamo lanciato nel precedente convegno del novembre dello scorso anno, quando abbiamo parlato di sicurezza partecipata. Adesso chiediamo appunto che le istituzioni si facciano carico di questo problema e addirittura chiediamo che si possa attuare una commissione parlamentare d'inchiesta, che quindi ha poteri ispettivi del tutto assimilabili a quelli dell'autorità giudiziaria, affinché si possano acquisire tutta una serie di informazioni e cercare di capire quali sono le cause, le concause che determinano questo fenomeno che, ripetiamo, è in costante crescita. Si potrebbe fare anche quello che è un percorso di sgravio di quello che è lo stress accumulato sul lavoro, perché la parola stress, dico, per ognuno di noi ha un valore diverso, quindi non sempre e non a tutti può portare a un'incapacità a svolgere quella mansione. Quindi non solo
diciamo, alleggerire il carico di lavoro, ma quantomeno dare anche la possibilità, con il creare dei gruppi o con il creare dei corsi specifici, affinché la gente possa scaricare la tensione anche accumulata, perché non è solo la tensione del lavoro, ma la tensione può essere anche di tutto quello che si vive giornalmente anche a casa con la crisi economica. Siamo sempre delle persone, diciamo che noi li vediamo più da supereroi, e la legge fino ad oggi li ha trattati come se fossero dei supereroi: o funzionano alla perfezione o vanno a riposo. A Messina, bus e trek con i mezzi pubblici a fare escursioni. Si tratta di 7 appuntamenti, 6 sui colli e uno urbano, in cui gli sportivi che praticheranno le escursioni utilizzeranno gli autobus di linea, ovviamente pagando il biglietto, per raggiungere i luoghi di partenza e per tornare a casa dopo il trekking. Vediamo. È un'azione di un progetto nazionale della WISP nazionale Sport per Tutti, che prevede come la possibilità di coniugare le attività sportive ai temi della mobilità. Il compito del terzo settore, noi la WISP è una APS, un'azione di promozione sociale, è proprio questo: essere cerniera fra le amministrazioni e i cittadini, per educare a un nuovo processo formativo e quindi immaginare cittadini nuovi, cittadini capaci di interpretare. Coniughiamo bus and trekking in sostanza in che cosa? L'utilizzo del mezzo pubblico come strumento, come mezzo per iniziare la nostra attività sportiva. Generalmente quando si fa escursionismo la gente si sposta col proprio mezzo privato, al punto di partenza, per poi rientrare. Noi invece il punto di riferimento lo facciamo in un nodo centrale che è Piazza il Cavallotti, si piglia l'autobus insieme, un autobus di linea, si paga il biglietto e si giunge al punto di partenza dell'escursione. Si finisce l'escursione e si arriva a un'altra fermata dell'autobus che ci riporterà al nostro punto di partenza. Almeno lavoriamo su 3 grandi leve: il fatto ambientale, il fattore ambientale, riduzione del CO2, perché l'uso di un mezzo privato creerebbe più impatto ambientale rispetto a un mezzo pubblico. Fatto sociale, sicuramente creiamo tra i partecipanti una coesione sociale. Fatto economico, il biglietto delle 2 corse costerà 3 euro, il biglietto che normalmente ATM fa pagare, il che vuol dire che qualsiasi tasca, qualsiasi condizione economica ci può partecipare. Fattori indiretti era appunto quello che dicevamo prima, l'educazione ambientale. Abituiamoci all'uso del mezzo pubblico. Siamo alla pagina sportiva, calcio, 13ª giornata del campionato di Serie D. Illicata Calcio, Rimonte batte Real Averse, gialloblu vanno sotto inizio secondo tempo ma ribaltano la partita grazie alle reti di Cappello e Rotolo. Arturo Cantello. Importante vittoria per Illicata Calcio, che sconfigge la squadra del Real Aversa per 2-1. Rotolo prima sbaglia un rigore, poi esulta Licata, grande prova di Cappello e Marcellino. I tifosi licatesi in vesta per il risultato, che permette così alla squadra di Romano a salire a metà classifica con 19 punti, nonostante la gara sia partita male. In testa c'è sempre il forte Catania con 35 punti, segue il Lamezia con 22 in tandem con il Locri, mentre l'altra squadra agrigentina del Canicattì perde contro il Locri fuori casa per 3-1 e si ferma a 12 punti, terz'ultima in classifica. La prossima sfida del Licata Calcio sarà in trasferta contro il Santa Maria Cilento. Possiamo dire che abbiamo ottenuto 3 punti contro forse una delle migliori squadre vista la Dino Liotta in questa stagione? Sì, abbiamo incontrato una grande squadra, ma io già lo sapevo, è la migliore squadra che abbiamo incontrato in queste prime partite, una squadra organizzata, una squadra che ha qualità, e avevo detto ai ragazzi che è una partita tosta, perché loro, a parte la qualità, poi davanti sono veloci, hanno giocate, e noi siamo stati un pochettino in difficoltà, anche se il primo tempo potevamo passare in vantaggio 2-3 volte, poi sono passati loro in vantaggio all'inizio della ripresa. La partita si stava mettendo un po' male, poi per fortuna i ragazzi Calarbi non hanno mai mollato e siamo stati bravi a riprenderla. Partita complicata dagli infortuni, sia alla vigilia che durante la partita. Sì, all'inizio in settimana avevamo perso Frisenna, durante la partita avevamo perso Calaiò, Pino.
Abbiamo così cercato di modificare inizialmente mantenendo sempre lo stesso schieramento, lo stesso sistema di gioco, e poi l'abbiamo modificato anche perché stavamo facendo fatica poi sul 1-0 a nostra sinistra con Cavallo, che è un grande giocatore, bravo, e Vincenzo Cuccio è entrato un po' in difficoltà, l'ha messo in difficoltà, e lì ho cambiato, e cercando di mettermi in una situazione migliore con 4 dietro, 3 in mezzo, un 3 quarti e 2 punte. Direi che è andata bene, ma ci vuole un pizzico di fortuna. Ma Presidente, vittoria della sofferenza, oggi si sono aggiunti degli infortuni prima e durante la partita, questo ha complicato un po' le cose, però grande prova di carattere da parte della squadra, una vittoria ottenuta con carattere appunto. Sicuramente orgogliosissimo dei ragazzi, ci mancava Frisena, che è una perdita per noi fondamentale. Dopo si è infortunato Benny, Alessandro ha giocato 95 minuti infortunato e ha pure segnato, ha messo il cuore, fa almeno 2 ruoli, una grande sicurezza. Sono orgoglioso dei ragazzi, abbiamo sbagliato anche il rigore, potevamo segnare almeno 2 gol nel primo tempo. La squadra per spirito non abbiamo nulla, non ho nulla che rimproverare. Oltretutto abbiamo giocato con un avversario che ha giocato a viso aperto, un avversario rognoso, e penso che i 3 punti sono fondamentali per noi, per come si sta chiudendo il girone d'andata. Avevo le domande. Presidente, si può dire che questa è stata la vittoria più sofferta finora per le modalità con cui è avvenuta, ma soprattutto? Sì, sofferta, però penso che nell'arco del campionato ci sta. Sono sempre convinto che siamo in debito con la fortuna, perché abbiamo anche perso tanti punti, vedi Locri, a Vibo si poteva vincere, miracolo del portiere. Dico, se il rigore entrava, secondo me c'è un'altra partita totalmente, però contano i 3 punti, le chiacchiere sono chiacchiere, e oggi noi ci gustiamo questo risultato, e chiunque è andato ha fatto del proprio meglio. Certo, qualche errore di gioventù c'è stato, però va bene, non possiamo chiedere miracoli a questi ragazzi che stanno crescendo piano piano nel volgere del campionato. Oggi sono arrivati un paio di infortuni pesanti, quelli di Calaiò e Pino. Eccellenza, l'Acragas supera il CUS Palermo e mantiene il primo posto in classifica allo stadio Seneto, finisce 3-1 grazie a 2 reti arrivate nel finale. Carmelo Lentini. Sulla carta sembrava una gara facile, ma non è stato così, anche perché i giovani palermitani del CUS Palermo, ricordiamo per 8 undicesimi al di sotto dei 20 anni, hanno dato filo da torcere ai più quotati avversari. Per segnare il gol del vantaggio, complice un terreno di gioco scivoloso e a tratti pesante per le piogge cadute abbondantemente nei giorni scorsi, si è dovuto attendere il 60esimo grazie ad un'incornata del solito Pavisic, che sfrutta a dovere un dosatissimo calcio d'angolo battuto da Desiderio Garufo. Sbloccato il risultato, l'Acragas cerca il gol del KO, ma si sbilancia un po' troppo e in una occasione di contropiede il CUS agguanta il pari su calcio di rigore. Il numero 10 Nuccio va veloce verso l'area biancazzurra, ma ingenuamente Neri lo affronta mandandolo a gambe in aria. Dagli 11 metri trasforma lo stesso calciatore palermitano. Corre il 68esimo e la gara nuovamente è in salita per i padroni di casa. Inizia l'arrembaggio biancazzurro e più volte sotto porta gli avanti mancano la rete del vantaggio. Ma all'80esimo il mobilissimo Mansur entra in area avversaria ed affrontato con decisione dal diretto avversario cade pesantemente. Non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Garufo che fa centro. Raggiunto il vantaggio, il CUS Palermo allarga le maglie nel tentativo di raggiungere il pari ed è così che all'86esimo Vitelli trova un assist vincente per la corrente Semenzid che insacca il tris alle spalle del portiere Carnevale. Adesso l'Acragas mercoledì prossimo 30 novembre è atteso dalla gara esterna di andata di Coppa Italia contro il Don Carlo Misilmeri, mentre domenica sarà scontro in campionato con l'Enna al Gaeta.
Mister, sembrava l'ennesima partita stregata, l'Akragas ha prodotto tantissime occasioni per segnare, poi nella ripresa l'Akragas è cresciuta e ha vinto nettamente 3-1 contro il CUS Palermo. La sua analisi? Le solite partite dell'Akragas, questo lo dico dall'inizio, questo sarà un campionato dove le partite saranno tutte sofferte. Quando si vince con sofferenza aumenta l'autostima nella squadra. Faccio complimenti ai ragazzi che hanno cercato sin da subito il vantaggio, l'hanno trovato. Forse abbiamo abbassato la guardia proprio quando pensavamo che la partita fosse chiusa, abbiamo preso il rigore. È la seconda partita in casa che senza subire tiri d'azione dallo specchio della porta subiamo due gol. Siamo stati bravi di nuovo a reagire all'ennesimo risultato che secondo me non dava ragione a quelle che era la mole di gioco che stava proponendo l'Akragas, e poi alla fine, trovato il gol del 2-1, abbiamo bissato la vittoria. Nell'intervallo cosa ha detto ai ragazzi allo spogliatoio? Perché l'Akragas è entrata con un altro piglio nella ripresa. Cerchiamo sempre noi allenatori di motivare i ragazzi, ho cercato di dare serenità e dire che bisognava continuare per come avevamo iniziato la partita, dovevamo cambiare alcune situazioni che avevamo preparato durante la settimana, anche se è stato difficile perché è stata la prima settimana in cui non ci siamo allenati al Lezzaneto, dove sicuramente abbiamo provato poco. La formazione di oggi, quella iniziale, l'abbiamo fatta in funzione a 4 mesi di allenamento che abbiamo fatto fino ad oggi. Sono contento della risposta che mi hanno dato quelli che hanno giocato meno fino a questo momento, almeno dall'inizio. Dobbiamo continuare così, il campionato è un campionato tosto, un campionato che si deciderà nelle ultime giornate. Scozzeri, terzino destro, una bella scoperta, una bella realtà. Sì, abbiamo provato la formazione domenica oggi, quindi è un ragazzo che inizialmente ho provato sull'esterno basso. Credo che ha qualità per giocare dalla tre quarti in su perché è un giocatore tecnico. Questi ragazzi, quando visto alla regola obbligatoria, spesso vengono costretti a giocare sugli esterni, però Simone è uno che può giocare in tante posizioni del campo. Una vittoria sporca, bella, importante, in vista anche del turno di Coppa Italia mercoledì sul campo del Misilmeri, poi domenica in campionato l'Enna in trasferta e poi ancora il Misilmeri in casa per il campionato. Direi una vittoria limpida in un campo sporco, perché la vittoria non ci sono dubbi sulla vittoria. Per noi l'unico pensiero che abbiamo in questo momento è recuperare le energie, domani tornare ad allenarci e pensare a Misilmeri. Poi all'Enna ci saranno altri 3-4 giorni per preparare la partita di Enna. Mister, allora commentiamo questa sconfitta 3-1 sul campo dell'Akragas, capolista dell'Eccellenza. Che partita è stata? È stata una partita maschia, intensa. Noi abbiamo fatto la nostra partita, l'Akragas è ovviamente un organico di tutto rispetto, è composto da giocatori importanti, hanno fatto una bellissima partita, hanno calciato tante volte in porta. Noi abbiamo cercato di stare in partita il più possibile, credo che fino al 78esimo eravamo 1-1, poi c'è stato il calcio di rigore che ha sbloccato il 2-1 per loro. Però devo riconoscere che comunque l'Akragas ha fatto una grande partita, però se mi permettete io do fare i complimenti ai miei ragazzi, perché oggi tra l'altro avevamo anche all'esordio di un 2006, oltre ai tanti 2005 e 2004 che abbiamo in partita, e quindi faccio i complimenti ai miei ragazzi. Era questa la partita che si aspettava, l'Akragas sempre in operazione offensiva, il CUS che si difendeva con ordine, poi nella ripresa l'Akragas ha accelerato e ha vinto la partita. Sì, l'abbiamo preparata così, abbiamo cercato nel primo tempo di togliere le loro fonti di gioco, che sono ovviamente gli esterni, che sono di una categoria importante e si vede ogni partita. E nel primo tempo l'abbiamo limitati tanto, perché c'è stata soltanto una situazione dentro la nostra area, ma non hanno avuto palle gol. Nel secondo tempo ovviamente l'Akragas si è alzato i ritmi, abbiamo cercato di stare più tempo in partita cercando di limitare i danni. Sono passati meritatamente in vantaggio e bisogna riconoscerlo. Poi noi abbiamo avuto una palla per pareggiare e l'abbiamo sbagliata davanti al portiere. Successivamente abbiamo avuto un rigore, l'abbiamo stavolta fatto, perché venivamo da due rigori sbagliati nelle partite precedenti,
E poi noi abbiamo commesso un'ingenuità dentro l'area e lì c'era un altro rigore meritato per l'Agras, però devo dire che l'Agras ha meritato di vincere. Una sconfitta che ci può stare per il Cus Palermo sul campo della capolista Agras? Ci mancherebbe. Dico, siamo venuti a giocare contro la squadra, credo, più forte. Abbiamo affrontato i Silmeri, Enna e sono anche loro di squadre importanti. L'Agras è sullo stesso livello. Ancora eccellenza, pareggio senza reti per il Profavara contro il Castellammare. Giuseppe Moscato. Primo pari in campionato della Profavara che in casa con il Castellammare impatta sullo 0-0. Si interrompe così la striscia di 3 vittorie consecutive che hanno portato la squadra del presidente Rino Castronovo ai vertici del campionato d'eccellenza. Alla luce del pari del Misilmeri, una vittoria per la Profavara l'avrebbe proiettata al secondo posto solitario dietro l'Akragas, ma alla fine la squadra di Catalano si deve accontentare di un solo punto, con la soddisfazione di essere imbattuta da ben 4 turni e di occupare il terzo posto in classifica. La Profavara è scesa in campo con Eire, Caternicchia, Rizzo, Bossa, Miano, Ferotti, Incatasciato, Calagna, De Luca, Lapiana, Camilleri. Il Castellammare ha schierato Grimaudo, Caiozzo, Tarantino, Pizzolato, Adamo, Priola, Lamattina, Figuccia, Maltese, Cardinale. Ad arbitrare l'incontro la palermitana Giorgia Arcoleo. La partita è stata priva di grosse occasioni, tranne una traversa colpita al primo tempo dal solito Lapiana. L'attaccante della Profavara era già andato vicinissimo al gol solo dopo 2 minuti di gioco. Nel secondo tempo la partita è stata molto spezzettata ed a tratti anche nervosa, con scontri al limite del cartellino rosso, ma che non sono stati sanzionati dal direttore di gara. Un lungo applauso a fine partita da parte degli ultras favaresi che, pur non soddisfatti del pareggio interno, sono rimasti accanto alla squadra. Una tifoseria matura, attaccata ai propri colori, a prescindere dai risultati. Terzo posto in classifica quindi, con il pensiero già domenica prossima per l'incontro esterno a Gela, penultima in classifica. E restiamo ancora in eccellenza per parlare dei risultati delle altre partite della 12ª giornata del campionato. Carmelo Lentini. E vediamo quali sono stati i risultati di questa 12ª giornata di campionato e un po' favorevole a quelli che sono i colori biancazzurri dell'Agregas. Infatti c'è stato uno striminzito par esterno del Don Carlo Misilmeri, che evita la sconfitta al 98esimo con un gol di Colombatte sul campo di Casteldaccia. A questo punto ciò ha permesso di spianare ulteriormente la vetta alla squadra biancazzurra che, vincendo contro un giovane e grindoso Cus Palermo, porta a 4 i punti di vantaggio in classifica generale. Ma la compagine biancazzurra aumenta anche il distacco nei confronti dei cugini del Profavara, che ora diventano un 5, fermato al Burculeri da un combattivo Castellammare. Vince fuori casa sul campo dell'oratorio marinero Lenna, che si posiziona a 7 punti, ma con una gara ancora da disputare. Vince bene a sondo in rete lo Sciacca, che rifila 4 reti alla malcapitata Mazzarese, con i gol di Coco, Mangiaracina, Bellanga e Galluzzo. Mazzara bloccato in casa dalla Leonfortese, mentre nell'anticipo del sabato il Gela è spugnato il Lello Monaco con una rete di Abate. Ed ora vediamo quale sarà il prossimo turno. Cus Palermo, Parmonfal e Castellammare Mazzarese si giocheranno nell'anticipo del sabato. Poi domenica, appunto, Akragas e Nagra Akragas, quindi al Gaeta, Leonfortese Nissa, Gela Profavara, Resultana Casteldaccia, Don Carlo Misilmeri, Oratorio Marineo e Mazzara Sciacca. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.